Il Signore ci risponde e noi abbiamo proprio risposto così: ti ringrazio, Signore, perché mi hai risposto. E come ci risponde? Ci risponde nella nostra vita. Ognuno di noi, ecco, è chiamato ad essere testimone della risurrezione di Cristo, passando anche attraverso la prova del non essere creduti. La prova, questa esperienza noi la facciamo anche quando viviamo dei momenti molto forti, anche di prova, no? Di tristezza. La prima cosa che diciamo all'altro, tentando, ecco, di essere compresi, solo chi lo passa, se tu provassi potresti capire, ecco. Ed è così l'esperienza anche della Pasqua. La Pasqua è per noi questa esperienza di cui ciascuno di noi deve farsi portatore, sapendo anche di correre il rischio di non essere creduti. E allora dobbiamo operare questo passaggio, ecco, dipende dal punto di vista dal cui lo guardiamo, se siamo noi a ricevere il messaggio della Pasqua o siamo coloro che sono usufruitori di questa testimonianza della Pasqua da parte dei nostri fratelli. Ecco, mai porsi in opposizione all'altro, ma accogliere il messaggio che ci viene donato dall'altro. Chiediamo davvero al Signore di essere portatori della sua Pasqua e di esserne anche capaci di portare tutto il peso e le conseguenze, perché, ecco, non si è anche poi facilmente capiti, compresi, così come è accaduto a Pietro e Giovanni.